Cos'è accaduto davvero a Bardak al momento della sua morte? Canonicamente nulla, certo, ma nel corso degli anni sono stati molti progetti che hanno creato storie alternative, come Dragon Ball Episode of Bardak ad esempio, e nel video di oggi vedremo proprio una di queste storie alternative non canoniche, ovvero vedremo tutta la storia di Bardak After, la storia di un Saiyan, la storia di una leggenda, tra battaglie mozzafiato e disegni incredibilmente vicini al l'originale che ci porteranno alla nascita di Bardak Super Saiyan. In particolare, come si è salvato Bardak e soprattutto chi sarà oggi il suo misterioso avversario, pronti per questa nuova incredibile avventura? La nostra storia inizia da un momento ben preciso, la distruzione del pianeta Vegeta, casa natale dei Saiyan da parte di Lord Freezer. Qui, come sappiamo, Freezer annienta infatti l'intero pianeta, spacciando il tutto poi per l'impatto di un meteorite, e nemmeno Bardak può nulla contro la schiacciante potenza del tiranno, venendo travolto dall'incredibile flusso di energia nemica. Ed è qui che oggi la storia inizia a prendere una piega diversa. Bardak, svenendo, vede infatti il futuro, vede suo figlio Goku combattere proprio contro Freezer nel futuro, assistendo alla leggendaria trasformazione in Super Saiyan. Con tale visione impressa nella mente, Bardak dunque si risveglia in ospedale, ricordando le azioni di Freezer e riconoscendo in quella visione suo figlio Kakarot. Qui però il flusso di pensiero del Saiyan viene interrotto dall'apertura della porta della sua stanza d'ospedale da parte di un abitante del pianeta Yardrat, pianeta appunto sul quale si trova ora il nostro Bardak. L'alieno dà così il benvenuto al Saiyan, ammettendo che quella è la sua seconda volta qui sul pianeta. Pochi anni prima, infatti, Freezer era entrato a conoscenza della tecnica del teletrasporto e aveva mandato numerosi squadroni sul pianeta con l'obiettivo di impadronirsi di tale tecnica. La guerra tra l'esercito di Freezer e gli abitanti di Yardrat all'epoca fu però fermata proprio da Bardak e dalla sua squadra, che uccise per vendetta personale i soldati più forti dell'esercito di Freezer, dimostrando un livello di potenza senza precedenti e salvando quindi come conseguenza esterna anche gli yardratiani superstiti. Per riconoscenza di tale gesto, gli abitanti di Yardrat avevano così iniziato a tenere d'occhio i Saiyan con l'obiettivo di ripagare tale debito. E immagino che avrete già capito dunque come si è salvato Bardak dalla distruzione di Vegeta, giusto? Proprio così, è stato quello stesso abitante di Yardrat a salvare il nostro Saiyan da morte certa, usando proprio il teletrasporto istantaneo. E Bardak di fatto ora ha un nuovo obiettivo: vendicare il suo popolo distruggendo Freezer con le proprie mani, e per questo decide di sottoporsi a un allenamento al fine di ottenere proprio, raga, la forza materiale necessaria, no? Per sconfiggere il tiranno. E qui, nella mente di Bardak, torna di nuovo quella visione, la visione di suo figlio, un vero Super Saiyan. Alla fine dunque Bardak decide di iniziare quindi un allenamento senza limiti, mosso proprio dalla volontà di vendetta contro Freezer, arrivando ad aumentare la propria forza di ben 100 volte tanto in pochissimi mesi. Ma il Saiyan, nonostante i complimenti insomma, è ben conscio che il suo livello attuale è ben lontano da quello di Kakarot nel futuro. Quello è il potere più forte dell'universo, la sua postura, la sua energia, tutto emanava una forza travolgente. Certo, grazie alla gravità maggiore rispetto a quella presente su Vegeta e grazie alle abilità curative degli abitanti di Yardrat, il potere di Bardak è aumentato a dismisura, ma allora perché non si sente ancora abbastanza? Tra dubbi e allenamenti quotidiani passa così un anno intero e Bardak si decide infine a partire proprio alla volta di Freezer. Vuole tentare la sorte in ogni caso, chiedendo allo Yardrattiano un ultimo favore. Tra qualche decina di anni suo figlio Goku, o per meglio dire Kakarot, potrebbe arrivare sul pianeta e Bardak chiede quindi di aiutarlo, salutando Yardrat andando via proprio con il teletrasporto. Bardak dunque arriva istantaneamente sul pianeta Freezer numero 5, distruggendo
distruggendo l'intero esercito galattico che lo occupava, dando sfoggio della sua nuova forza padroneggiata e recuperando una buona e vecchia armatura da Saiyan. Nello spazio profondo, però, una nave dell'esercito di Freezer si accorge che qualcosa su tale pianeta non va. Le comunicazioni sono state perdute e qui un essere simile a Freezer fa la sua apparizione. Se ci dovessero essere intrusi sul pianeta, essi pagheranno per averlo sfidato. Ma di chi si tratta esattamente? Bardak nel frattempo si teletrasporta così da un pianeta all'altro, localizzando le truppe di Freezer e liberando i territori occupati, decimando di fatto il suo impero, riuscendo però a percepire il ki di un suo simile, un Saiyan che si è salvato dalla distruzione di Vegeta, Papol. Bardak dunque riesce a teletrasportarsi dal suo vecchio compagno, scoprendo con grande gioia di essere nel giusto, cioè quel ki era proprio quello di Papol, il quale anche è molto sorpreso di vedere Bardak in vita. Papol infatti era in missione durante lo schianto del meteorite che ha distrutto il pianeta, e qui Bardak decide quindi di rivelare lui la verità: non si è trattato di un meteorite e quindi di un incidente, ma di un atto deciso di maneviolenza da parte di Freezer. Freezer è colui che ha determinato l'estinzione dei Saiyan. Papol ovviamente rimane sconvolto, accettando l'invito a unirsi alla missione di vendetta per uccidere il tiranno, e Bardak mostra lui infatti proprio qui, no, la potenza raggiunta in un anno di duro allenamento, distruggendo persino lo scouter del compagno. Papol in fondo era sempre stato il migliore tra tutti i Saiyan all'epoca, e qui scopriamo che Freezer, data la paura nei confronti dei Saiyan, faceva scontrare i combattenti dal più alto livello di potenza in veri e propri tornei che decretavano da un lato chi poteva avanzare il proprio status e dall'altro rendeva possibile creare una sorta di registro di possibili avversari di Freezer. Papol e Bardak dunque si può dire che erano già belli che schedati come target da tenere d'occhio, i due Saiyan migliori sulla piazza, nonché ormai gli unici due guerrieri all'attivo rimasti, uniscono dunque le forze per sconfiggere Freezer una volta e per tutte. L'obiettivo di Bardak però alla fine non è solo quello di uccidere Freezer, ma anche di estirpare il suo intero esercito, cosa che per carità sta facendo, ma per riuscire a completare tali missioni serve una potenza maggiore, e loro sono solo in due contro i migliori guerrieri dell'universo, tra cui Zarbon, Dodoria, la squadra Ginyu. Grazie alle macchine curative in dotazione all'esercito appena annientato e alle condizioni del nuovo pianeta su cui si trovano, i due Saiyan possono però intraprendere un allenamento mortale, letteralmente arrivando al limite ogni giorno per potenziarsi senza freni. Ed effettivamente così accade, se non fosse per quello stesso pericolo che dallo spazio profondo inizia a dirigersi verso i due. E raga, si tratta di Child e delle sue forze armate, venute ora a conoscenza del piano di vendetta di Bardak grazie ai resoconti dei pochi sopravvissuti alla liberazione dei pianeti occupati. Si parla in particolare di un Saiyan che appare e scompare da un pianeta all'altro senza lasciare traccia, ma almeno la sua ultima posizione è nota, e perciò vengono inviati due guerrieri a investigare, Tobi e Gabela, che i due Saiyan percepiscono non appena i nemici entrano nell'atmosfera del pianeta, cogliendo l'occasione per verificare il progresso del loro allenamento. Tobi e Gabela rivelano qui dunque di far parte di un plotone speciale di Freezer sotto il comandante Child, di cui più tardi scopriremo anche la vera identità. Lo scontro ha così inizio e Papol viene lasciato da solo a combattere per mostrare cosa è davvero in grado di fare dopo settimane di allenamento, e qui la furia del Saiyan sconvolge gli avversari che si fiondano all'attacco, un attacco coordinato i cui movimenti sono ben visibili da Papol, che usa la sua agilità per arrivare alle spalle dei due alieni, e il vero scontro si può dire che inizia adesso. Tra colpi energetici e attacchi corpo a corpo, Papol riesce infine a generare anche una nuova tecnica, l'Emerald Cannon, che però non sembra arrecare troppi danni agli avversari che, potenziandosi, danno inizio al contrattacco, mettendo a dura prova la resistenza del Saiyan, tanto da obbligare Bardak a entrare in azione annientando i due evasori in men che non si dica. Nonostante la sconfitta, però,
Bardak è fiero dei risultati raggiunti dal compagno e Papol lo rassicura, insomma, che da ora in poi farà molto di più. Qui però una fitta colpisce Bardak e una nuova visione dal futuro passa per la sua testa. Bardak vede la morte di Papol tra le sue braccia. L'interferenza dell'abitante di Yardrat dunque ha creato una linea temporale alternativa. Il futuro che Bardak sta vedendo è una possibilità oppure corrisponde all'inevitabile? La visione della futura morte di Papol sconvolge qui dunque Bardak, il quale si decide sul da farsi. Cambiare quelle visioni, cambiare il futuro, salvare il suo compagno, uno dei pochi Saiyan ancora in vita. I due tornano così ad allenarsi, ma nello spazio Lord Shield riceve la notizia della sconfitta di Toby e Gabela. Arrabbiato Nero dunque e incredulo per la sconfitta di due tra i migliori guerrieri della sua armata, Shield decide così di tentare di annientare il problema una volta e per tutte andando lui stesso sul pianeta, sebbene anche un altro soldato, Scott, fosse stato affidato alla stessa missione. Colmo di rabbia, Child inizia così a dirigersi verso i Saiyan, mentre questi, nel pieno dell'addestramento, vengono intercettati proprio da tale Scott, soldato dell'armata di Freezer guidata da Child. E per quanto ci viene detto, Scott, raga, ha una potenza che supera persino quella di Ginyu ed entra in azione solo per missioni speciali, tanto da essere considerato spesso una rappresentazione diretta di Lord Freezer. Ed è la sua presenza lì ed ora a dimostrare quindi quanto sia diventata seria la minaccia di Bardak per il suo impero. Papol si propone dunque di entrare in battaglia e Bardak, sebbene spaventato dalla visione della sua morte, accetta di farlo combattere. E così ha inizio lo scontro, uno scontro nel quale scopriamo la vera forza che può raggiungere un Saiyan pur rimanendo in forma base, tra attacchi corpo a corpo a velocità supersonica e attacchi energetici che sorprendono e lasciano senza parole Scott, il cui contrattacco però è abbastanza forte da scaraventare via Papol in men che non si dica. Il secondo round tra i due vede così un'azione di mera dimostrazione di potenza e di superiorità di fatto, no? Con Papol che rimane sorpreso dalla forza del nemico ma anche dalla propria resistenza a tali attacchi. Il segreto per vincere questo scontro forse è saper capire pensieri e movimenti del nemico e perciò Papol chiude gli occhi e segue i movimenti dell'aria che lo circonda, arrivando in sintonia con la psicologia dell'avversario, cogliendo di sorpresa i suoi movimenti e riuscendo infine a sconfiggerlo con un Supreme Emerald Cannon. Il nemico dunque è stato sconfitto, ma un nuovo Ki inizia ad avvicinarsi. Continuano ad arrivare l'uno dopo l'altro, ma colui che si sta avvicinando non è un nemico normale. La sua energia sembra essere quasi alla pari con Freezer e infatti, raga, a sbarcare sul pianeta Freezer numero 8 è proprio lui. Child. Dopo la sconfitta dei suoi subordinati, Child ha deciso infatti di fronteggiare lui stesso i due Saiyan ed è ora che la vera battaglia avrà finalmente inizio. Child qui chiede a Bardak di presentarsi, anche se conosce già molto bene i suoi piani e soprattutto rivela di essere qui, raga, il fratello minore, niente meno che di Lord Freezer. I due certo non si incontrano quasi mai, ma fanno parte della stessa stirpe di dominatori e anche se senza la stessa autorità del fratello, Child si proclama immensamente forte e il suo ruolo di fatto all'interno dell'esercito è quello di gestire e proteggere i pianeti conquistati dalle minacce. Le azioni dei due Saiyan però stanno ridicolizzando il suo operato e perciò ha deciso di intervenire personalmente per sradicare ed estirpare la minaccia. Bardak qui dunque urla di voler eliminare l'intera razza di Freezer, oltre al tiranno stesso e all'esercito, ma Child trova tali desideri privi di significato e lo scontro finale ha finalmente inizio. Bardak si fionda così verso l'avversario, la cui resistenza è così elevata che il Saiyan non può letteralmente nulla e anche lo scambio di attacchi corpo a corpo si dissolve presto in un nulla. Insomma, alla fine dei conti i due nelle rispettive forme base sembrano essere, diciamo, quasi alla pari. Proprio per questo motivo però Child, vedendo che Bardak fa sul serio con il seguente potenziamento, decide di trasformarsi. Come sappiamo infatti tutti i componenti della razza di Freezer hanno la capacità di assumere più forme e proprio al pari di quanto abbiamo visto fare allo stesso Freezer nella storia canonica, anche questa forma di Child non è altro che un contenitore del suo potere.
rispetto a quella che sarà poi la forma base. Shield qui dunque si trasforma nella terza forma della razza del clan di Freezer, lasciando Bardock e Papol a bocca aperta, dando inizio al secondo round. Bardock è stranamente entusiasta, il sangue inizia a ribollire nelle vene, lo spirito guerriero si risveglia e il contrattacco ha inizio con Shield che lo sovrasta del tutto in realtà, finendo per lanciargli un attacco energetico a piena potenza. Bardock rialzatosi inizia così a prendersi gioco dell'avversario, scatenando la sua ira e iniziando a sganciare una serie di colpi che distruggono l'ambiente circostante in un vero e proprio testa a testa che culmina con la collisione di due attacchi energetici mortali. Bardock tiene dunque testa anche a questa forma di Shield, peccato che l'alieno abbia ancora un asso nella manica e noi lo sappiamo, un'ulteriore trasformazione atta a potenziarlo ancora di più. Shield dunque aveva nascosto fino a questo momento un'ultima trasformazione e per noi fan di Dragon Ball insomma sappiamo no di cosa si tratta, ma rendiamoci conto che per arrivare fino a tale forma Bardock ha messo davvero Shield alle strette ed ecco qui dunque arrivare alla forma finale o la forma base o quella che chiamo io la forma fantozzi date le braghe che porta di Shield, guardatelo lì. Comunque Bardock inizia a percepire nel nemico un'aura immensa nonostante la stazza ridotta, mentre a Papol sembra quasi di ritrovarsi in un vero e proprio incubo. Shield torna dunque in azione finendo per mettere alle strette Bardock, che si rende conto che tutto l'allenamento a cui si sono sottoposti cioè sembra praticamente inutile. Come pensava di sconfiggere Freezer se nemmeno riesce a battere suo fratello Shield? Il pensiero dei suoi amici e della sua famiglia però fa tornare le energie al nostro Saiyan, la cui velocità spaventa ora l'avversario che, confuso, viene colpito a piena potenza dalla furia di Bardock. In azioni raga mozzafiato con la forza Ozaru che viene sprigionata nei singoli colpi. Lo scontro dunque continua senza tregua e sembra quasi un testa a testa, ma alla fine nemmeno per Bardock c'è modo di continuare, no, tale battaglia, e Shield riesce a colpirlo più volte determinando una prima sconfitta, ecco. Preso dalla rabbia, Papol però si tuffa in azione a supporto del compagno, sacrificandosi infine per permettere a Bardock di riprendersi o di scappare, e Papol muore dunque qui proprio tra le lacrime dell'amico, scatenando la sua rabbia. La rabbia per la perdita di Papol scatena così in Bardock una rabbia repressa che esplode nel rilascio di un'aura immensa che si concretizza infine nella trasformazione in Super Saiyan. Eccolo qui raga, sopito all'interno di Bardock il leggendario potere del Super Saiyan è stato ora risvegliato dal suo dolore. Ecco la nascita di Bardock Super Saiyan, pronto a tuffarsi in questa battaglia all'ultimo sangue. Shield, incurante alla fine del cambio del colore dei capelli dell'avversario, si fionda così nuovamente verso di lui, ma stavolta Bardock riesce a schivare ogni suo colpo, decidendo di rilasciare ancora più potere, riempendo di calci e pugni Shield fino a farlo precipitare a terra con gran violenza. L'alieno, sorpreso dalla forza raggiunta dal nemico, cerca così nuovamente di attaccarlo, ma questo non fa cenno di debolezza nemmeno con un pugno ben assestato al volto, anzi contrattaccando invece a massima potenza. Ancora più sorpreso, Shield decide così di fermarsi un attimo, time out, e di chiedere effettivamente cosa sta accadendo. E qui Bardock ci apre ai miti e alle leggende narrate tra la razza dei Saiyan. In particolare la leggenda narra che ogni 1000 anni appare un solo Saiyan con un potere sconfinato, un potere che nessuno ha mai avuto. Il guerriero più forte che ha sete di sangue e voglia di combattere. Questo è il Super Saiyan. Shield deve dunque segnarsi tale momento nella memoria perché ciò a cui sta assistendo è proprio la nascita di Bardock, il Super Saiyan. E se Shield non vuole darsi per vinto, però uno dei suoi sottoposti, cagandosi in mano, diciamolo quant'è, decide invece di riferire tali considerazioni al signor Freezer in persona, alimentando così la fobia del tiranno nei confronti del Super Saiyan, ma su questo ci torneremo a breve. Shield, a canto suo, decide così di
di potenziarsi ulteriormente, potenziando, no, al massimo la sua forma base prima di iniziare con l'ultimo round. Un ultimo round fatto di pura rabbia e potenza tra provocazioni di Bardak e insulti di Shield. Un ultimo round che esplode infine in un doppio attacco energetico a massima potenza e che si conclude proprio alla fine con la sconfitta di Shield, che viene sopraffatto dall'attacco nemico. Come ultima carta da giocare, dunque, Shield cerca di far esplodere il pianeta, dato che, al pari di Freezer, no, anche lui può sopravvivere nello spazio, venendo spinto per la prima volta nella sua vita ad andare oltre al suo stesso limite, giocando la sua ultima carta. Con il diradarsi del fumo, qui però scopriamo che l'attacco distruttivo non ha avuto gli effetti sperati. Il corpo di Shield è al limite e ciò ha causato un indebolimento generale, che permette a Bardak di contrattaccare nuovamente, riuscendo infine a bloccare l'ennesimo disperato tentativo di vittoria da parte dell'avversario, riducendolo in cenere una volta e per tutte. Terminato lo scontro, Bardak dona così una degna sepoltura a Papol, per poi iniziare a cercare il Ki di Freezer per sconfiggere anche lui. Ma qui nuove visioni del futuro sconvolgono il Saiyan. Bardak vede di nuovo suo figlio con le future trasformazioni e gli scontri che il ragazzo dovrà affrontare. Il tutto mentre nello spazio ecco che Freezer riceve la notizia della morte di Shield e della sua armata per mano dei Saiyan, anzi per mano di un Super Saiyan. La Super infine è diventata realtà e Freezer da canto suo decide perciò di ritirarsi momentaneamente. Bardak nel frattempo si rende conto quindi che alla fine sarà proprio suo figlio Kakarot a completare la vendetta che in questo momento tanto brama contro Freezer. Il loro scontro è inevitabile, è anzi un tassello importante, no, proprio per la vita del figlio. I rimpianti dei Saiyan, la loro rabbia, tutto ciò che i Saiyan hanno provato su Vegeta al momento dell'esplosione viene così affidato a Goku nel futuro. E Bardak raggiunge la pace, diciamo che si mette l'animo a posto, riconoscendo infine che Freezer sarà sconfitto proprio dalla stessa razza che lui stesso ha cercato di sterminare e che alla fine sarà quindi un singolo Saiyan a vendicare il suo intero popolo. E la nostra storia si conclude quindi proprio con un nuovo viaggio di Bardak. Il Saiyan vuole continuare ad allenarsi, magari sarebbe carino rimarginare la ferita sul volto, ma da ora vivrà come vorrà. E questo, raga, era il fanmanga Bardak After. Con la speranza che vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me, io, raga, vi saluto e vi ricordo infine tutti i link in descrizione per il viaggio che faremo in Giappone insieme a settembre. Mi raccomando, vi aspetto, eh. Alla prossima!